onesto. Ok, inizio io allora. Il settimo anno consecutivo di Serie B, abbiamo segnato un nuovo record. Ci sono grandi aspettative per questa stagione da parte della stampa, dei tifosi e penso anche della società. Lei stesso, prima di partire per il tiro di Lavarone, ha detto che si aspetta un qualcosa di più degli anni scorsi. Beh, questo è vero. È vero. Nel senso che ci apprestiamo a fare la settima stagione consecutiva, però non vorrei mai che fosse un tram-tram, che il Cittadella iniziasse col stesso allenatore, ma fosse sempre un tram-tram, la salvezza, eccetera, la sofferenza. Certo, queste sono componenti che saranno necessarie per salvarsi, sofferenza, determinazione. Però ecco, quest'anno, sinceramente me l'aspettavo anche negli anni passati, ma quest'anno magari pensiamo di aver allestito una rosa interessante, proporre un qualcosa di propositivo, di fare prestazioni anche migliori, per cui c'è la sensazione che magari possiamo fare qualcosa di importante, che sia un anno un po' particolare. C'è queste aspettative attorno a noi, però anche dentro di noi abbiamo degli obiettivi, delle motivazioni importanti, per cui pensiamo che gli obiettivi rimangono quelli, però noi, ecco, dentro di noi pensiamo di fare qualcosa di più. Io parlo sempre della parte sinistra della classifica, però ecco, abbiamo questo obiettivo di salvarsi, abbiamo anche questo obiettivo di portare la gente allo stadio, abbiamo di creare qualcosa di propositivo, di emozionare qualcosa in più, ecco. Ci apprestiamo in questa stagione, il nostro obiettivo è la salvezza e anche essere così convinti di fare un calcio propositivo. Mister, l'esordio non è mai stato facile per il Cittadella, raramente avete ottenuto i tre punti all'esordio, avete sempre, quasi sempre esordito lontani dal tombo lato, questa può essere la volta buona, insomma. Beh sì, noi l'esordio soprattutto a Modena, noi non abbiamo dei riscontri positivi negli anni passati, nel senso che prima col Sassuolo e col Modena noi abbiamo portato a casa pochissimi punti in questi ultimi 10 anni, e io mi auguro, ecco, di cambiare rotta quest'anno, c'è sempre la prima volta. Andiamo a affrontare sicuramente una squadra importante, una squadra, io l'ho detto stamattina alla presentazione della partita con la squadra, una squadra proprio classica da Serie B, tosta, convinta, organizzata, di corsa, di temperamento. Il Modena di Novellino è questo, grazie anche al suo allenatore, probabilmente dà una carica emozionale, una carica emotiva alla squadra importante. Ecco, noi ci apprestiamo a affrontare una squadra con queste caratteristiche, il Cittadella deve essere altrettanto e di più per fare il risultato di Algravia. Ecco, proprio per fare il risultato, quali sono le componenti indispensabili per poter puntare a un risultato? Ma io ho detto questo soprattutto 2 giorni fa alla squadra, noi dobbiamo essere una squadra che parte da un concetto, che deve avere in testa, partire con questo concetto di essere una squadra che non molla mai, di essere una squadra che ha sempre e non sbaglia mai l'approccio e lo spirito giusto. Ecco, questo. Dobbiamo partire da questa base. Noi quando partiamo da una base, che il lato agonistico è una componente essenziale, è importante, beh, noi poi da lì costruiamo la nostra partita e la nostra prestazione. Se ci manca quello, come siamo stati un attimino altalenanti la scorsa stagione, diventa difficile recuperare. Ecco, tornando al suo Cittadella, perché il primo protagonista per fare risultato è proprio la sua squadra. Come lo vede nella sua ipotetica griglia di partenza che ha in testa lei, allenatore? Come vede il Cittadella proprio i banchi di partenza? Dove lo inserirebbe? Beh, guarda, io sono uno che ha sempre una grande fiducia nella squadra. Io sicuramente nella parte sinistra la grande. Cioè, inizialmente di essere una squadra che nella parte sinistra della classifica c'è. Credo, sono sempre stato ottimista e positivo in questo senso, io penso che siamo una squadra, insomma, che può fare un buon calcio e che può anche togliersi delle soddisfazioni. Credo che magari rispetto allo scorso anno abbiamo una squadra che può palleggiare di più. Lo scorso anno anche come possesso palla siamo stati una delle squadre un attimino in ritardo come percentuale,
come palleggio, come possesso, come occasioni create. Quest'anno credo che abbiamo la possibilità di avere più palleggiatori a centrocampo, di essere la squadra, tra virgolette, più manovriera, senza disdegnare quello che diventa la finalizzazione, la verticalizzazione verso le punte. Però ecco, ho fiducia in questa squadra, perché se cresce come penso, ho tanti giocatori interessanti, possiamo togliersi le soddisfazioni, come detto prima, e inserirsi soprattutto nella zona sinistra della classifica. Ma mister, questa partita tra l'altro è diventata quasi uno spot per la Serie B, la partita del fair play. Non so se hai letto anche la lettera di Maria Lascirea alle due tifoserie. Un commento su questo, insomma, perché comunque siete un po' fiore all'occhiello. Sì, 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 è logico, per dire, questo ci fa enormemente piacere, perché vincere anche la Coppa Disciplina, Fair Play, sono cose importanti, perché noi proseguiamo un po' la filosofia degli anni passati, avere la giusta carica agonistica, la grande determinazione, perché altrimenti il Cittadella non si salva, se ha un grande temperamento, non ha una grande carica agonistica, importante, difficilmente si salva. Però c'è anche un comportamento, un rispetto degli avversari che va sostenuto, che va sottolineato. Mi piace la squadra, ho in testa una squadra che dà tutto fino all'ultima goccia di sudore in campo, però anche che sa rispettare le decisioni arbitrali, sa rispettare l'avversario, accetta a volte dei verdetti che a volte è difficile accettarli. Ecco, questo comportamento, questo modo di proporsi è un segnale che mi piacerebbe che la mia squadra avesse sempre, pur essendo una squadra, insomma, che non demorde mai, pur essendo una squadra che deve essere difficile incontrare il Cittadella. Queste sono le mie prerogative. Ascolta mister, si parte contro il Modena gioca il 4-4-2 classico, vai avanti anche tu in questo modulo? Sì, diciamo che continuiamo così, come detto, però stiamo lavorando anche in settimana, abbiamo provato un centrocampo a tre con tre punti di riferimento, e che in questo momento penso che sia la variabile più vicina a quella del 4-4-2. Abbiamo degli elementi che si possono alternare, soprattutto su questi moduli. Io non lo so se magari in seguito poi magari ci muoveremo in altra maniera, in altre direzioni, però in questo momento 4-4-2 e 4-3-3 saranno i moduli che magari cercheremo di lavorare e di migliorare. Ascolta, le insidie dell'esordio, di solito, quali possono essere secondo te? Ma io non vedo insidie, se non la squadra avversaria, sinceramente. Poi non vedo le insidie se non quelle che ci creiamo noi. O che arriviamo, che andiamo a Modena molli, una squadra che bollicce tra virgolette, e io non credo alla prima, in un posticipo alla prima, insomma, sarebbe deleterio avere una squadra in questo senso. Oppure magari che ci sia troppo nervosismo, perché magari si sente questa partita, l'approccio è un attimino una squadra che è in fibrillazione, troppo tesa. L'insidia credo che sia soprattutto, al di là del valore della squadra avversaria, siano dettate magari da un approccio sbagliato nostro, o troppo molle o troppo teso. Io soprattutto in queste ore starò attento un attimino a capire il termometro della squadra. Dovessi individuare un punto forte di questo Modena? Ma è una squadra compatta, io credo ha un buon centrocampo, sicura dietro, davanti, sapete, tra i Granoici e Ferrari hanno gente importante davanti, anche sugli esterni, vedi Mizzetto, Costi, è una squadra secondo me completa, importante. L'allenatore parla di salvezza, però credo che magari possa ambire a qualcosa di più, insomma, ecco. La vostra squadra invece possiamo dire che è fatta al 99%, tra l'altro quest'anno siete riusciti a lavorare subito con la squadra in ritiro, forse. Beh, io sono contento così, sinceramente, perché fino alla prima settimana, fino ai primi 15 giorni, confrontandomi anche col direttore, ho detto che questa squadra secondo me è completa. È completa perché ho delle variabili su certi ruoli, e ci possono essere situazioni o cose che saltano fuori anche nel mercato, per carità, però io non ho mai insistito per un ruolo, per un giocatore, perché sono contento così. Certo, bisogna, e questo, avere un attimino di pazienza, aspettare qualche giocatore, pazientare, perché qualche giocatore per questa categoria
deve crescere, però ecco, noi ne vediamo la potenzialità, questa è la cosa importante. Escludi quindi la ciliegina sulla torta di questo mercato? Beh, non lo so, se non mi arriva Ibrahimovic o qualcuno, un Lavezzi, io chiuderei così. Bene. Bene, arrivederci. Grazie, grazie. Informazione non te la chiediamo, quindi... Ah, mister, assenti, quindi... Esatto,